stata inaugurata oggi Casa Penelope, la nuova struttura dedicata a persone con handicap, realizzata con il finanziamento di 2,5 milioni di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. La struttura, di circa 600 metri quadri, in grado di ospitare 8 disabili, è stata realizzata nell'ambito del progetto Dopo di Noi, un modo per rispondere alle esigenze delle persone che hanno difficoltà nell'assistere il familiare con handicap. Oggi prende avvio questa iniziativa, dopo tanti anni, dopo anche tante difficoltà. Dobbiamo dire che Ruben Martinelli è stato l'ideatore di questa iniziativa, che poi dal 2004 abbiamo portato avanti noi. Sono già entrati dei ragazzi, ne entreranno altri. Dall'altra parte di questo fabbricato c'è già da un paio d'anni in attività il centro gravi. Questa struttura, che è veramente bella da un punto di vista architettonico, ambientale, anche naturalistico, è a disposizione delle persone meno fortunate. La Fondazione è impegnata in queste operazioni. Proprio qui davanti, qui di fronte, dall'altra parte della strada, noi inizieremo oggi un percorso per realizzare un centro per i malati di Alzheimer. Nell'intera regione, a quanto ne so, non esistono centri Alzheimer nati proprio come centri per l'assistenza all'Alzheimer, per cui abbiamo deciso di impegnare le nostre risorse per i prossimi 2 anni nella direzione di questo centro. È evidentemente un'eccellenza, anche come gli spazi sono adeguati, le camere idonee. E l'idea del Dopo di Noi è un'idea che si è andata avanti nel tempo, è stato un processo culturale graduale e ha portato anche a ristabilire dei criteri di abitabilità. E è bello poter dare anche colori, modificare ambienti che siano confortevoli e piacevoli. E qui c'è tutto questo. Questo è un progetto che va incontro esigenza che c'è sul territorio e completa un po' la gamma di servizi che abbiamo, che a questo punto diventa veramente completa, per questo siamo molto soddisfatti. Un ferro all'occhiello dove c'è tutta una serie di servizi che possiamo mettere a disposizione ed è una zona assolutamente fruibile della città, perché chiunque vuole può venire, anzi noi invitiamo a venire non solo a visitare ma anche a portare i propri figli, perché qua ci sono delle zone per giocare, c'è il centro ippico, c'è una zona con una fattoria, per cui è anche bella da visitare. Noi oggi a Fano abbiamo inaugurato la sperimentazione pubblico-privato, nel senso che il pubblica amministrazione, o meglio la sanità e la zona territoriale Assur, mette il suo in questa partita per far sì che i pazienti siano accompagnati, assistiti nel miglior modo. Però l'abbiamo fatto non da solo, l'abbiamo fatta insieme sia al Comune, che ha fornito la sua parte con la retta, sia per quanto riguarda la Fondazione, oggi presente con l'ingegner Tombari. E rappresenta, a mio dire, il futuro di questa provincia e non solo.